Ciao a tutti ragazzi, sono Crea e oggi vi porto l'altro tutorial che vi avevo promesso, cioè quello sullo Shaolin, nuovo personaggio della nuova espansione. Bene, inizio col dirvi che lo Shaolin è un ibrido tra credo un assassino e un'avanguardia. Ibrido perché, come vedete, ha la guardia di un assassino, cioè guardia a scomparsa, guardia temporanea. E ha degli attacchi che fanno abbastanza danno. Iniziamo subito con le combo. Principalmente lo Shaolin ha 4 combo. Ha una combo che è leggero seguito da pesante, che può andare all'infinito. Quindi voi per esempio fate leggero, pesante, leggero, pesante, leggero, pesante, leggero, pesante, leggero. E potete andare all'infinito. E l'altra combo è pesante, leggero, pesante, leggero. E andiamo avanti così. La peculiarità di queste due combo è potete farle terminare se terminate l'attacco due volte con lo stesso tasto. In poche parole vi spiego. Se voi iniziate con leggero, pesante, se faccio di nuovo pesante, la combo si interrompe. Leggero, pesante, leggero, leggero, la combo si interrompe. Un'altra delle quattro mosse che ha lo Shaolin è il tocco della morte, che in poche parole non è altro che un triplo colpo assicurato. Ecco qui, se schiacciate tre volte leggero o in una direzione che sia sinistra o destra, entrano questi tre colpi che fanno anche abbastanza male. Solo che la combo finisce lì, non può essere continuata. Quindi non è una sorta di serie, non iniziate una serie. Inoltre lo Shaolin ha un attacco in schivata in avanti, un attacco in schivata laterale. Questi attacchi non aprono la serie, tranne l'attacco in schivata in avanti. Mentre se fate quello laterale non vi apre una serie, non potete continuare l'attacco. Lo Shaolin inoltre ha un attacco in corsa che è in poche parole un calcio, quindi voi correte, voi schiacciate spessa guardia e vi parte un calcio, che vi assicuro un leggero. Inoltre lo Shaolin ha assicurato un pesante dopo lo spezzaguardia, sia un pesante laterale che un pesante alto. Un'altra peculiarità dello Shaolin è la postura. Anche lo Shaolin ha la postura. Come si attiva la postura? La postura si attiva come l'Highlander. L'Highlander l'attivate tenendo schiacciato il pesante, mentre con lo Shaolin potete attivarla sia tenendo schiacciato il pesante sia il leggero. Per esempio adesso faccio un leggero alto. Tenendolo premuto si attiva la posa. Se rilascio e diciamo se rilascio con R1 parte un leggero. Mentre se vado con R2 con il pesante alto parte un imbloccabile alto. Mentre questo è un pesante laterale che tra l'altro ha proprietà di inschivabile. Come vedete lascia l'ologramma blu. Questo è un leggero. Però se noi an se andiamo con triangolo fa una sorta di cioè di sfottò come l'Highlander. Mentre se andiamo con quadrato possiamo assicurarci un leggero. Oppure abbiamo un pesante alto imbloccabile che però è schivabile. E perriabile. Oppure dopo il calcio possiamo schiacciare di nuovo quadrato, cioè lo spezzaguardia che ci assicura, oltre ad uno sgambetto, assicura un pesante. Bene ragazzi, un'altra mossa che ha lo Shaolin in postura qui è una sorta di contrattacco travolgente, come ce l'ha il guardiano. In poche parole, entrate in postura qui e
Però da leggero, non da pesante. Cioè il colpo con cui entrate in postura qui deve essere un leggero. Poi rilasciate il tasto leggero quando sta per arrivarvi il colpo nemico. Ovviamente se vi arriva dall'alto lo rilasciate verso l'alto. Come funziona il contrattacco travolgente guardiano. Lo potete fare in qualsiasi direzione. Ora vero mostro. Questo leggero si trasforma in un contrattacco travolgente che, come vedete, diventa un leggero da 35 di danno, peggio di un pesante. È ottimo per contrattaccare quando rimanete in, diciamo in posa qui contro qualcuno. Magari lo fottete e poi boom! Ovviamente questo colpo non vi apre una fede, però vi permette assolutissimamente di avere a disposizione un ottimo contrattacco. Lo Shaolin inoltre ha un attacco a zona composta da tre colpi. E può essere, l'attacco a zona può essere fintato sia al primo colpo che al secondo. Inoltre lo Shaolin ha anche un attacco in deflect come quasi tutti gli assassini. Se ci riesco, ragazzi. Come vedete, lasciate perdere che adesso diciamo sono entrato direttamente in postura. Se voi usate il pesante durante il deflect, vi assicura un diciamo un pesante, un colpo pesante che vi apre una serie, vi può aprire una serie sia con un leggero oppure come ho fatto io prima, vi potete assicurare un colpo dall'alto, magari un pesante dall'alto oppure altro con la postura qui. Bene ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. Purtroppo con lo Shaolin ho ancora poca esperienza, quindi non posso segnalarvi tante combo. Ma avendo quella posa a disposizione, lo Shaolin dà un po' di vantaggio, ma non come dei nuovi personaggi, non dico che non lo consiglio, lo consiglio a chi magari ha già tante notorietà e sa giocare. Chi ha poche notorietà lo sconsiglio perché è proprio un personaggio abbastanza difficile da gestire, sia per la posa qui che per il fatto che è un assassino, quindi ha la guardia temporanea. Già la guardia temporanea è difficile da gestire per uno che ha abbastanza esperienza, figuriamoci magari per uno che ha cominciato da poco a giocare. Diventa un bel casino. Bene ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto lasciate un like, se volete iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo tutorial. Credo che farò Ettiandi e per ultimo la Nuxia. Ciao a tutti.